Non si usa il collo, ma lo stinco. Qua non gli fate male. Cioè non ci sto a metterlo. Qua. Ecco. Tira. Sarebbe meglio fare questo lavoro indice. Pensare braccia e gambe insieme. Semplici mani aperte. A turno. 1, 2, 3. Entro. E sfrutto la spinta della gamba per rientrare e recuperare subito la posizione. 2, 3, gamba morbida. Arrivo, appoggio e richiamo dietro. Lentamente. Oh, la presa. Ok. Perciò iniziamo a mossa per liberarci le mani. Si usa questo metodo. Sembra una stupidaggine, ma questo metodo serve a 3000 cose. Perciò non è questo il giro, ma scivolo e sposto la mano. Ok? L'hai visto bene? Lo faccio vedere anche dall'altro lato. Scivolo, lo faccio vedere al rallentatore. Scivolo e sposto la mano. Magari prima si colpisce al gomito. Anche noi. Aspetta, quando dice. Blocca terra direttamente. Bene, fallo dall'altro lato così sì. La vedo anch'io più che molto più disciplina. Sì, sì, molto. Colpo. Non l'ho vista. Colpo a terra direttamente. Ok? Andiamo prima cosa a bloccare il braccio. Si può bloccare in tanti modi, noi usiamo il più facile, il più semplice, più istintivo. Ok? Questo è uno shock. Si tira sul collo. Non fate troppa pressione. Ok? Bene. Avete tutti la conchiglia e fare a albero? Ok, adesso il braccio passa sotto e interno. Ok, semplice, banale, ma efficace. Ok, vado avanti, questo uguale. Colpo, blocco l'avversario, passo sotto, logicamente colpino. Che l'ho fatto un'altra sera. Mi la faccio rivedere. Qua. Uno, ok? Blocco, colpo di ginocchio. Spingo la mano e giro. Ci sono due versioni di questa caduta. Versione a fare cadere addosso. E soffermo io. Ok. Versione lanciarlo. Uno, due, spingo e tiro. Stessa identica a colpo. Uno, due, sposto, ma più al muro. Ottima. Ok? Si sfrutta tutto quello che c'è intorno. Come posso spostarmi dall'altro lato? Sembra questo? Sì, ma dovrebbe, tanto la maggior parte di loro conosco. Uno, due, sposto e avverso l'avversario addosso. Ok, oppure mi sposto io. Sempre lontano da me, arrivare al punto in cui la posso controllare, lo disarmo e io la ricordo molto. Quindi, una prima variante se viene con un impatto diretto può essere questa. Ecco, ma rimango sempre vicino a lui e in aderenza. E da qui con la cima terra. Qui posso mettere solo la mia leva al gomito e quant'altro. Se noi interviene con un attacco circolare facciamo quello che voglia. Ma guardate, fantastico. Entro subito con il cuore, dita negli occhi, leva e un altro carriere di nuovo, no, meglio lontano. Veramente, ma sapete meglio di me perché in certi casi la leva fatta a monte del gomito, perché se no si libera. Quindi in questo caso, prima ovviamente in palestra si tira dentro l'altro, in realtà vola lascio. Incarcero subito contemporaneamente dita negli occhi, posso toccare. Lo porto a terra e mentre cade ok, uno, due, lo stesso variante, lascio la mano, tre, lo afferro, scendo, scusa se può rivedere, troppe cose, vado sui nervi, lo chippato, finito, cadelli di ferro, lui mi attacca, ok, lo combatte. Ce ne sono 3000 di combattimenti che fanno questo, vai. Vado sulla mano. Attacco. Spingo, colpisco, colpisco. Attacco.
chi deve disarmare. Ok, prima cosa colpisco. Torno indietro, l'avete visto prima. Ah! Ah. Sì, non si è ascoltato. Guardate bene il coltello. Se l'è infilato addosso da solo. No, no, non va né a lui né a me. È a metà. È studiata, eh? Anzi, io in questo caso... Io in questo caso me lo porto appresso. E gli faccio fare quello che voglio io. Anche la mia spalla? Anzi, anche la sua spalla. Queste sono tecniche che devono usare chi fa la pulizia. Addirittura quando devo andare dietro lo lascio. Certo. Ora, non voglio perché era un castratore, ma se no io avevo ben lasciato. Tecnica che stavamo studiando ieri. Come... Sempre frontale? Arrivo, afferro, spingo. Ah. Stessa che si è fatta ieri anche noi. Oppure libero. Ok, posso... Se posso muovermi, perché c'è gente che non si può muovere, come vedete uso quello un po' più grosso, colpisco, mi sposto, copro il tanto che basta e entro subito alle costole. Blocco, arrivo di gancio al viso, proseguo il movimento, Madonna, e lo atterro. Blocco, gancio, a seconda, schivo. Afferro, uscicomi, porto a terra e finisco. In modo che lui già tenda a venire avanti con la testa. Quindi prendo uno schiaffo. Quindi uno e gli apro la strada. Scendo e lui parte. Gli faccio provare il vuoto, porto all'estremo il suo movimento. Andiamo a terra e blocco. Braccio. Indietreggio e vado subito di nuovo a sciare il viso, te lo pari, entra col pugno al corpo, prima attacca di memoria, io prima cosa esco, mi porto fuori la sua linea di tiro, però lui anche questa, nessuno gli impedisce di fare mai ieri e continuare con il genere, quindi un po' più su, adesso c'è un po' più indietro, no, scusa, alla fine da qui lui viene, uno. Lui potrebbe allungare il braccio, giro, eliminare, lo colpisco nel pedale magari. Non dica ad esempio questo, se ne faceva proprio l'altra sera la prova, paro, giro, poteva finito, a quel punto uno ritrega su altre cose, ma è più artificioso. Magari. Paro e rientro subito di lochi. Il colpo pieno, portato quello. Quindi cose semplici, tipo paro e subito dietro. Poi da qui posso continuare con una serie di colpi e finire con la terra netta. L'importante, il principio è rimanere sempre vicino a lui, perché da qui mi tolgo il bersaglio, ma sono sempre a distanza giusta per ricolpire. Invece, come nel karate, magari mando un tango, uno tsuriashi lungo, non mi prende, ma io che gli faccio solo meno di distanza da lui. Quindi da qui passo e rientro subito con un colpo. Cerco di trasformare in uno svantaggio, in un vantaggio il mio svantaggio. Quindi da qui uno mi fa cadere, bene, allora mi butto, ti prendo la gamba d'appoggio, uno, via, due, ok, uno, e comincio a girare intorno. Ok, girando intorno, trovando sempre il punto che devo colpire. 1, 2, 3, 4, 5. Questa è una tecnica per imparare, come si usa l'altra tecnica e farlo sbaltolare. Una è questa.